Ciao a tutti! In questo video vi volevo far vedere come si possono avviare le maglie con l'uncinetto. Questo tipo di avvio può essere un avvio provvisorio, che quindi poi andremo a disfare, oppure un avvio permanente. Ma con questo metodo si possono anche avviare le maglie durante la lavorazione. Comunque, adesso andiamo a vedere come si fa. Con un ferro da maglia, un filato di scarto e un uncinetto possiamo avviare le maglie in maniera provvisoria. E come? Creiamo una catenella di inizio. Poi mettiamo il nostro filato sotto il ferro e avvolgiamo l'uncinetto in modo da creare un'altra catenella, ma questa volta abbiamo inglobato, vedete, anche il ferro. Quindi spostiamo il filo dal basso verso l'alto e creiamo un'altra catenella. Ancora avvolgiamo il ferro e creiamo un'altra catenella. Ve lo faccio vedere da più vicino. Quindi, vedete, creiamo la nostra catenella e avvolgiamo il filo sul ferro. Lo prendiamo con l'uncinetto e creiamo la catenella. Se, appunto, come in questo caso, vogliamo fare un avvio provvisorio, andiamo avanti, per i punti che, ci servono avviare provvisoriamente e finiamo facendo così 2 catenelle e lasciando il filo così, perché poi dopo andremo a disfare queste catenelle. Quindi prendiamo il nostro filato con cui dobbiamo lavorare il nostro capo e lavoriamo normalmente a dritto, a rovescio, insomma, come richiesto dal nostro modello. Vado avanti a lavorare e poi ci rivediamo e vi faccio vedere come disfarlo. Ok, ho lavorato un pezzettino veramente piccolo, ma basta per farvi vedere che il mio avvio si può facilmente disfare. Quindi tengo l'inizio, la codina del lavoro. La tengo da parte onde evitare di tirarla accidentalmente. E poi, piano piano, disfo, vedete? Disfo il mio avvio. Eccola qui la coda. In maniera molto semplice, andiamo, 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 e come vedete ci sono le maglie libere che poi noi in un secondo momento potremmo riprendere con il ferro tranquillamente per lavorare magari dall'altra parte oppure chiudere e fare un bordino, insomma, ogni qualvolta ci serve l'avvio provvisorio. Stando attenti, piano piano, ecco qua. L'abbiamo disfatto e questo è il nostro avvio provvisorio. Se nel caso volessi riprendere le maglie mentre lo disfo, posso farlo, quindi disfare piano piano una maglia e riprenderla subito con il ferro, oppure le posso riprendere per le più audaci, per quelle che non hanno paura che le maglie gli scappino e gli si disfano, le posso riprendere tutte alla fine. Poi chiaramente dipende anche quante maglie abbiamo in avvio, nel senso che chiaramente se io avessi 200 maglie in avvio le riprenderei una a una, se no è chiaro che nella lavorazione piano piano poi dopo mi possono sfuggire, diciamo così. Per oggi è tutto, io vi ringrazio. Se volete seguirmi, iscrivetevi qui sotto cliccando anche la campanella per non perdere i miei prossimi video e alla prossima. Ciao.